Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Red Dead Redemption 2. Ci ritroviamo qui dove ci siamo lasciati in mezzo alla neve, fianco al fogherello. Andiamo allora a vedere quest'altra messa. Salve, buon uomo, tutto bene? Qui a prendere un po' col fucile, tra l'altro. Vabbè, non si sa mai, perché effettivamente amici di lunga data. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party? Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. Così risse a gratis. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! E quindi mi sa che qua si va. Compendio aggiornato Lazio. Si va ad assaltare il treno. Una corda legata come un lazzo per bestiame e altri usi. Poi abbiamo il binocolo, ti permette di vedere in lontananza, e una comune lanterna d'olio, che sembra quasi più un uncino che una lanterna d'olio, ma è giusto così il gancio. Mi raccomando, come sempre ragazzi, lasciate like e condividete per questi video, ve lo dico. Supportate la serie, il canale. Seguitemi anche su Instagram e Twitch, mi raccomando. Anche Facebook, Twitter, poco ve ne pare. Secondo canale, insomma. Fate. Però supportate la serie, mi raccomando. Io probabilmente sto ancora continuando a portare un po' di video in 4K. Se riesco tempisticamente ad organizzarmi, perché molto è anche una questione di tempo, che ci vuole una marea di tempo per questa risoluzione. Però visivamente merita, quindi quando si può uno ci prova, ragazzi, ci prova. Già Assassin's Creed lo sto portando 4K, vediamo se riusciamo anche questo. Per dire, giochi brevi, proprio. Ma adesso possiamo già. Ah, no, ok. I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Si vede una fumata da quel lato. Ok, non possiamo accelerare. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good.
Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Allora, aspetta perché io vorrei un attimo. Siamo attrezzati con le armi e tutto. Vai sul bordo del dirupo. Vabbè, penso che si sia già attrezzato. O almeno lo spero. Non abbiamo il fucile con noi, ma probabilmente al momento ancora non ci serve. Aspetta che mi acquatto pure io. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Vediamo un attimino la situazione. Ma scusate, ma come cammina quell'uomo? Sto binocolo mi sta a far venire il mal di mare. No. Così, no? Schiaffeggiato. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right. Let's go pay our old friends a visit. Don't forget to grab that rifle from your horse. Sì, 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 sì. Infatti. Non incluse nel set prima di smontare da cavallo non saranno disponibili una volta a terra. Quante volte capiterà che ci dimenticheremo le nostre armi? Ne sono convinto al 1000 per 1000. Aspetta, il cavallo mio mo qual era? Scusa, non era questo, sì. Aspetta un attimo, fammi prendere. Allora, qua che c'abbiamo? Armi lunghe a spalla. Questi sono gli oggetti. Fucilazzo. Oppure qui abbiamo l'arco. No, vabbè, ci portiamo il fucilazzo, direi. Un'arma da fianco. Vabbè, andiamo a selezionare questa. Ma non possiamo prenderci anche il fucile? Cioè, già che ci siamo, ci portiamo l'uno e l'altra, no? Ok, a posto. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Combe, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Ora c'è un po' da far pratica anche con selezione di armi, menu e quant'altro, però va. Siamo all'inizio di un gioco immenso, quindi ci sarà modo di impratichirci al meglio ora. Cerco di fare le cose con calma per non perdermi in un bicchiere d'acqua. Poi mi perderò lo stesso in un bicchiere d'acqua, ma questo è un altro discorso. E non vi vorrei fare molti tagli in realtà, eh. Poi vedrò anche un po' come va la serie, perché ve l'ho detto anche per Assassin's Creed, che poi vabbè, ho portato avanti però. L'ho detto dopo anche Assassin's Creed. Vorrei vedere un attimino come procede la serie per organizzarmi. Non possiamo correre, quindi dobbiamo fare una cosa molto di tranquillità. Però, come dicevo, soprattutto in queste fasi iniziali è bello anche entrare nel vivo del gioco. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Down
Seguiamo. Non posso correre, quindi dobbiamo farla con calma, Bonu. Pistola ce l'abbiamo, ok. Teniamola a portata di mano. Non si sa mai. Senti la tensione. Guarda, facciamo così. Come ci si organizza qua? Mettiti al riparo, mi metto qua. What are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Sì, ma andare avanti, cioè, per me... Guarda Dutch per dare istruzioni. Sì, vado avanti, però... Vado io, ma inizio subito a... sparare, scusa. Ok. Aspetta. Ok. Aspettate, storiamo fuori tu, bello. Aspetta che mi copro qua. Ok, occhio. Maledetto. Ok. Aspetta, teniamo occhio prima quel. Mamma mia, che spettacolo. Aspetta, premi R per... so. Capanne a destra. Lo so, ma non li vede. Cioè si deve, aia, si deve affacciare. Mira prima. Ok. Ok. C'è quello lì sotto che... Ok. A posto. Ma quello è il nemico? Sì. Stanno continuando a sparare anche da lì, però. Aspettate che facciamo... magari giro da quest'altro lato. Aspetta. Aspetta. C'è sta nebbiolina malefica. Ah, quindi qua stiamo freschi a frugare tutti, però, Vai, vai. Think how long some of you have been with me. I imagine Colm doesn't even know half the names. Ce ne stanno una marea di questi che l'ha fatto fuori. Sì, sì, stiamo cercando, stai calmo. Ma c'era anche qualcosa qua da recuperare o sbaglio? No. Occhio. Ne arrivano altri, Dagli alberi, dagli alberi. Ma nel frattempo posso approfittare a frugare. Voi intanto coprite. Ok, allora ho... Io nel frattempo ho depredato il mondo e più. Ci ho messo una vita, però. Sì, sì, un attimo. Allora, questo funziona anche qui. Magari se dobbiamo trovare qualcosa di utile. Sì, in realtà sì. Quindi prendiamo. Ah, addirittura sono arrivato al massimo per il tabacco da masticare. Scusa, il tabacco da masticare io potevo utilizzarlo. Tony, ci perdete il tabacco da masticare. 1 su 5. Scusa, uso uno di questi e mo ripiglio, no?
O lo usa in automatico? No, lo ricarica. Vabbè, ci sta. Quello che c'è lo prendiamo. Al momento un po' effettivamente ci vuole tempo per depredare, per raccogliere robe, però è abbastanza affidabile, diciamo, come cosa, nel senso molto reale. Fai una cosa con calma, non è che vai e raccatti tutto al volo. Alla lunga però potrebbe essere un po' pesante, non lo so, vedremo. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Proud of you boys, all of you. Not a man down. Grazie, grazie. Noi dobbiamo ancora far molta pratica con la fase di shooting, ma soprattutto col fucilazzo. But we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Eh beh, mi sembra giusto, la costanza prima di tutto. Charles and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this hit will hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will. Just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. E andiamo, andiamo. Tanto siamo attrezzati. Dinamite ce l'abbiamo. Musiche di sottofondo ci sono e sono spettacolari. L'atmosfera è ancora un po' freschina e nebbiosa, eh. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp with Colm? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. It could be you. Ah, e allora aspetta. Poi ci serve il lazzo. Infatti, prendilo al lazzo. Aspetta. Vai, vai, in scia. Allora, LB per visualizzare la ruota. L per equipaggiarlo. Poi mira la rispa. Ok, vabbè, prima avviciniamoci un attimo. E RT per lanciare il lazzo. Ah, così proprio. Madonna, che tostata. E no, perché lascia andare? Scusa. LT smonta da cavallo. Vabbè, però. Ah, lo leghiamo così, ok. No, vabbè, questa è una figata, signore. Non caprettiamo. No, aspetta, prima. Ho sbagliato. Prima volevo frugarlo, in realtà. Lascialo un attimo. Le persone legate possono essere. Sì, ho capito, però prima frughiamolo. Non si sa mai. Oh, $2.45 la medicina potente. Sono sempre utili. Il cappello te lo lascio qua, eh. Si sta a fa pure notte. Ma state zitto. Ok. La via più breve verso la destinazione obbligata è indicata la linea gialla sul radar, ok. Kieran what? Duffy, Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Some fan you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No,
please. Lascia fare, che poi ci si diverte. Ok. Intanto sta scendendo la notte, quindi è meglio che ci diamo una mossa. Guarda gli effetti di luce, che figata. Non ci dice la distanza dall'accampamento, ma... ridagliela. Ecco. Per dirla breve. Comunque ragazzi, quanti di voi hanno preso Red Dead Redemption? Quanti lo stanno giocando? Magari un po' più avanti di me poi si vedono i video. Quanti invece non lo prenderanno? Fatemi sapere un po'. Eccoci. Fatemi sempre senza spoiler, se siete avanti in generale sul gioco, non fate spoiler, mi raccomando. Va bene, parcheggio qui. Lega il cavallo, che adesso farà una gran cagatona sicuro. Di solito quando parcheggiamo, vediamo. No. Venga qui con me. Don't hurt me, please. No, don't worry. They're real nice. Forse. Non assicuriamo niente. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just Grazie. Sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Fa freschino, effettivamente. Andiamo un attimo. Alcuni giorni dopo. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just...
I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutchie. Well, who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him? Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. All right, we're moving out. Follow me. Beh, onestamente questa la, cioè, la farei, nel senso che facciamo, inteso come tempisticamente, ce la facciamo? Non lo so, mentre cavacchi la mano. Ok. Ok, gentlemen, listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride! Infatti è la prima volta che... But we need to get this done fast. Now it's thawing before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the... Aia! Ma scusate! Ho fatto un frontale clamoroso! Aspettatemi! Madonna che trambata! Ma che state fuori? Eccoci! E poi ci fu la trambata. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Ok, magari se il video esce un po' troppo lungo, effettivamente. Che taglio ve lo farò qua e là. You wanna head down, see how he's getting on? Okay. Allora, vai da Bill. Guarda i cavalli come se sono sincronizzati. Quello lì però stava molto prepotente. Posso andare con il cavallo? Vabbè, penso di sì, anche perché era un po' distante la zona. Seguiamo il pallino.
Ah, l'ha lasciato qua il cavallo Bill. Guardate, lo lascio pure io qua allora. Arrivo, How you getting on? Sto cercando di correre. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Andiamo, va. Che figata, come siamo dei bulli. Guardali lì come stanno appostati. Sento delle bestie strane però, eh? Occhio. Okay, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Papà. Okay, boy. Torniamo dagli altri, vediamo se sto ce la farà da solo. Just be ready to move quick and remember the plan, all of you. No mistakes. Ci siamo? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Allora, vediamo. Oggetti, eccola qua. Cosa abbiamo? Bandana, mani. Ok, metà bandana, va. Mamma mia, come siamo aggressivi. Gentlemen, it's time. Noi in coda, ricordiamoci, in coda. Good luck, all of you. You all know what to do. Here we go. E vai, va. Eccola. Shit, no, what? God! Oh, you've got to be kidding me. Where did you find that moron? You said it was fine. So it's my fault. Come on! You're pathetic. You know that? E do cazzo andiamo a piedi? Almeno col cavallo. Ah, proprio saltiamo. Aspetta, ma non ce la faremo mai. Vabbè. Dai, cerchiamo di salvare almeno lui, se no siamo da soli qua. Dove andiamo? Dai, prendi Lenny. Vai, vai, vai. Ah. Dobbiamo andare avanti. Aspetta, si ero potente, scusa. Lo prendiamo, no? Ci stiamo. Allora, bevi tonicina per fortificare la tua barra. Ah, così, a gratis. Ok, vabbè, qualcosina così me la frego, però non perdete troppo tempo che vi ammazzano. Ok, perché? Vai, vai, vai tu, va. Ah, proprio così, de cattiveria. Bene. Aia. Aspetta, metta la pistola, vai. Bam. Sto figlio di... Vai, tieniti pronto. Guarda quello che ha la gambetta. Domani. Ok. Ok. Vabbè, andiamo avanti perché, come detto, sennò ci ammazza Mertino. Scusi, eh.
la fede. I'm okay. We gotta hurry. We have to stop this train. Ci sei? Aia, una palacchiata in fronte mi ha dato sto fio di troia. Inverti la presa, liberati. Vai, vai. Scusa, scusa. Abbia fede un attimino. Ok. Aspetta. Il mio cappello dove è andato a finire? Questo è quello del macchinista. Cazzo. Mi serve il cappello. Amira, ce la siamo scordata a casa. No, però si... è possibile anche che sia il fatto della registrazione, perché effettivamente ho l'audio dal dal PC, quindi passa attraverso scheda di acquisizione eccetera, quindi può essere pure quello che mi dà un po' di ritardo, eh. Però nell'altro video l'aveva fatto meno, eh. Non saprei. E spam. Dai, quanti sono? Mazzà. Ma quelli pure sono nostri, non si capisce. Cioè, nel senso, qualcuno dei nostri arriva. Aia. Ho capito, ma di usare questo qua, ma vorrei prima... Facciamo così, scusa. Mo da qua mi devi fare così. Mi segni questo, questo, quelli, quello. Oh, così sì. Aspetta che ci stanno pure gli altri però. Aspetta, vai dietro, vai dietro. Copriti un attimo. Ho capito, ma... Ok. Non è stata easy e soprattutto abbiamo perso il cappello, signori. Questa è una gran perdita. Eh no, ho perso il cappello. Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. T'ha fatto notte. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't Five, opening this door. Four. Three, two, one. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Premi brevemente il retiro e spara velocemente dal fianco, ah, così. Beh, sì, ci sta. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Now light the fuse. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Vamos, eh. All right, come. Just walk on out here. We don't want to kill you. My we just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Vado, vado. Posso? Ehi, che fa? Spinge? Scusa, voglio vedere pure io. Posso? Vai. Dai, che ce la fai? Ogni tanto
Pare che se sta in palla invece sta facendo le cose con molta calma. Allora facciamo così, almeno ci segna anche altre cose che possiamo recuperare. Ok, sigari, siamo a posto. Allora, grazie per il telegramma e per il suo rinnovato interesse nella società mineraria. Purtroppo ok, il settore del carbone è molto diverso da quello petrolifero. Resta decisamente aperta l'idea di un incontro di affari a suo comodo. Ok, ma che stanno antico? Ah, stanno la prima cassaforte. E aspetta che c'è sicuramente qualcos'altro anche da quest'altro lato. Sento un ticchettio, qualche orologio sta per esplodere qualcosa. Railroad contracts, invoices, blah blah blah. Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boat he's ordered from Europe. Vabbè, questo mi sa che abbiamo già spippolato. Ah no, aspetta, c'è. Prendi il brandy, scusi. C'era brandy di qualità. No, c'è stava pure questo. Ok, abbiamo trovato un po' di obbligazioni. Direi che ci siamo. Damose. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Il fatto che ci lasci molta scelta anche... Allora, occupati delle guardie. Le azioni che compi ma influiscono il tuo livello di onore e modifica il modo in cui le persone vabbè, ci siamo occupati delle guardie, no? Quindi direi che la locanda per far locomotiva, la locanda per far partire il treno. No, più che altro perché magari, che ne sai, questi poi testimoni, cose, ci venivano a prendere. Questo è Far West, signori. Certo, se lasciamo il cavallo qua davanti, però potrebbe fare una brutta fine, ma non so se... Se sposterà, no? Ok, si fa spostare, sennò avrebbe fatto una brutta fine, ma se è parcheggiato là, non è colpa mia. Ok, testimoni non ce ne sono, il cappello l'abbiamo perso, però tutto sommato... La rapina è andata a buon fine. Va bene ragazzi, dai, a questo punto io direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Red Dead Redemption 2. Mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete, seguitemi su tutti i social, mi raccomando, Instagram, Twitch per le live, secondo canale ritrovate le live, Facebook, eccetera. E lasciate, come detto, like e condividete per supportare serie e canale, dai, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima ragazzi, un saluto a tutti da quel tale Ale.